Allora, benvenuti e grazie per essere qui stasera. Tra l'altro, questa iniziativa, questa presentazione rientra all'interno del Rome Future Week, quindi la settimana in cui ci sono tantissimi eventi, quindi oggi siamo ospiti di questa libreria vicino allo Stadio Olimpico che naturalmente ricco di ricordi per quanto riguarda lo sport e per quanto riguarda le Olimpiadi. Stasera raccontiamo Olimpia, che è il libro che racconta la storia delle Olimpiadi, e siccome venivo in questi posti, c'è cioè il Foro Italico, poi insomma Roma è stata veramente una grandissima protagonista delle Olimpiadi del 1960, ho pensato di raccontare qualche piccola storia relativa a queste Olimpiadi che vennero in un periodo molto particolare perché insomma gli anni 60 erano proprio il boom economico, no? Federico Fellini aveva lanciato da poco nelle sale cinematografiche la Dolce Vita, i paparazzi, e quindi l'Italia in generale stava vivendo un boom economico importante. E le Olimpiadi furono addirittura un ulteriore acceleratore. In quegli anni fu ricostruito insomma tantissime cose, per esempio l'aeroporto di Fiumicino, la stazione Termini e anche la Costa del Sole. Quindi c'era un'Italia che stava sbocciando e le Olimpiadi furono una sorta di ciliegina sulla torta per questa Italia che aveva tanta voglia di uscire dalla crisi della guerra. Roma doveva già ospitare i Giochi Olimpici nel 1908, perché secondo il barone de Coubertin, dopo Atene, Roma era il posto più bello in assoluto, dove c'erano tutta una serie di templi, di resti storici, perché comunque le Olimpiadi non facevano altro che raccontare la storia delle Olimpiadi antiche, no? Quelle dell'antica Grecia, ma comunque anche tanti romani, ad esempio Nerone partecipò alle Olimpiadi, alle antiche Olimpiadi. Quindi Roma era sicuramente un luogo ideale. Però accadde che il Vesuvio eruttò e quindi tutti i soldi che dovevano essere spesi per fare le Olimpiadi del 1908 furono destinati a rifare lì tutta una serie di cose che erano state un disastro. E quindi poi passano gli anni e si arriva nel 1960, dove vengono assegnati questi giochi olimpici. E volevo partire leggendovi da una descrizione di queste storie che ho raccontato all'interno del libro. E comincia così: La grande bellezza. La maratona delle Olimpiadi di Roma nel 1960 è la più bella di tutte le edizioni olimpiche. Parte nel tardo pomeriggio dal Campidoglio al cospetto dei Dioscuri, passa davanti all'altare della patria, percorre via dei fori imperiali, sfiora i secoli del Colosseo e delle terme di Caracalla, oltrepassa al tramonto il quartiere Euro. Percorre di notte la via Appia antica illuminata con le torce per terminare sotto l'arco di Costantino. Nessuna città, nessuna nazione al mondo può vantare uno scenario così magnifico e nessuno al mondo avrebbe mai immaginato che a vincerla sarebbe stato un atleta etiope sconosciuto chiamato Abebe Bikila. Correndo i 42 km e 195 metri a piedi nudi. Ecco che la prima storia racconta del primo atleta africano che contro ogni pronostico riuscì a vincere la maratona correndo completamente scalzo. Lui era un etiope, era una guardia del corpo dell'imperatore Selassie ed era stato quasi selezionato per caso perché non doveva nemmeno venire alle Olimpiadi. Però siccome si infortunò l'atleta ufficiale, venne lui e lui che era molto orgoglioso della sua nazione, decise proprio di vincere questa maratona e la vinse talmente in scioltezza che oltre a correre a piedi nudi, quando arrivò oltre l'arco di Costantino, si mise addirittura a fare i piegamenti, la ginnastica, perché era in forma e aveva fatto addirittura il record mondiale, un grandissimo atleta che tra l'altro bissò nel 1964, stavolta aveva le scarpe però, anche alle Olimpiadi di Tokyo, quindi ha vinto per due volte di fila le
le Olimpiadi. Purtroppo in un, il suo imperatore gli diede in omaggio un'auto, e con quell'auto, che tra l'altro aveva un autista, fece un incidente, un grave incidente, ebbe un problema alle gambe, e addirittura lui fece una delle prime Paralimpiadi, una delle prime Paralimpiadi. Quindi un grandissimo atleta che non si domava mai, e quindi dopo i due ori olimpici ha partecipato anche ai Giochi Paralimpici. Giochi Paralimpici che sono anche molto, molto legati a Roma, perché sono nati proprio a Roma nel 1960. Se quest'anno abbiamo visto i bellissimi giochi di questi atleti paralimpici che hanno vinto una marea di medaglie, hanno fatto una sorta quasi di record, 71 medaglie, perché il record fu fatto proprio a Roma nel 1960, perché furono lanciate per la prima volta. Quindi Roma in quel caso non fu solo ospite di una grande edizione dei giochi, ma fu anche proprio un momento in cui fu un'innovazione, perché grazie ai Giochi Olimpici si diede voce anche a tutti quegli atleti che erano in qualche modo disabili e non potevano gareggiare. E questo fu qualcosa di importante. Un'altra storia molto, molto bella è quella che si svolse durante il pugilato. Il pugilato, dove a Roma è stato fatto uno dei ha partecipato uno dei campioni più importanti della storia, che era a quel tempo Cassius Clay, e poi naturalmente quando si è convertito alla religione musulmana diventò Muhammad Ali. E Muhammad Ali, insomma, è considerato tutti quanti una sorta di mito, di uomo. E leggo anche qui un piccolo capitoletto del libro. Una tazza di caffè e un hot dog. Un ragazzo di colore, dopo essersi seduto, fa il suo ordine in un ristorante nella città di Louisville, negli Stati Uniti, del 1960. La cameriera lo guarda stupita. Non serviamo i neri. Il ragazzo si arrabbia e risponde con sarcasmo: e io non li mangio, voglio solo un caffè e un hot dog. La cameriera chiama il suo responsabile e quello indica il cartello appeso fuori dalla porta: Banned for Blacks, vietato ai neri. Ma io sono Cassius Clay, il campione olimpico, replica il ragazzo di 18 anni, sventolando la medaglia che si porta sempre dietro. Non me ne frega niente di chi sei, qui non serviamo i negri. Il ragazzo viene allontanato con la forza dal ristorante e quando giunge sul ponte del fiume Ohio, guarda la medaglia vinta alle Olimpiadi di Roma, la getta nell'acqua, nella sua autobiografia poi la ricorderà in questo modo: la mia luna di miele olimpica era finita, con tutte le sue illusioni. Così per la prima volta guardai la medaglia d'oro solo come un oggetto e la lanciai nel fiume. Ecco, Muhammad Ali naturalmente è stato un grandissimo campione, che tra l'altro per arrivare a Roma non voleva nemmeno venire, perché aveva una paura di volare. Non voleva venire a Roma perché aveva timore, quindi un grande campione che ha sfidato i pugili più forti della storia del suo tempo temeva l'aereo. E allora il suo coach gli regalò una sorta di paracadute e lui si mise abbracciato questa paracadute e riuscì ad arrivare. E poi parlava, chiacchierava, era sempre a parlare. Infatti Muhammad Ali sappiamo che era, oltre ad essere un grande pugile che in qualche modo era leggero come una farfalla ma pungeva come un'ape, questo era il suo modo di fare box, era anche uno che sapeva molto parlare, chiacchierare e lottava. Per esempio fu arrestato perché non volle andare a combattere nel Vietnam. Diceva che lui non aveva nulla contro i fratelli vietnamiti, perché francamente lui aveva altri problemi e anzi era stufo di essere un nero che era considerato bravo quando vinceva e poi non gli venivano rilasciati i diritti. Insomma, siamo nel 1960 e quindi stiamo ancora parlando di una segregazione razziale presente all'interno della società americana. E Muhammad Ali poi la sua gara più dura l'ha combattuta soprattutto alla fine, perché arrivò il morbo di Parkinson. E quindi nel 1996, quando ci furono le Olimpiadi di Atlanta, lui fu l'ultimo tetoforo. L'ultimo tetoforo è l'onore più grande che può toccare a uno sportivo, quello di accendere la fiamma olimpica, proprio un momento clou.
e si vede, è bellissima questa scena, ma si trova tranquillamente anche su internet, è bellissima ma anche drammatica, come questo grande campione che aveva, era stato una forza, di una bellezza, di un'eleganza incredibile, che in qualche modo tentenna tutto e riesce ad accendere la fiamma con molta fatica. Però ecco, Muhammad Ali è sicuramente uno degli eroi delle Olimpiadi di Roma. L'ultima storia poi che racconto riguardo le Olimpiadi di Roma è che Muhammad Ali, oltre a essere uno spavaldo, si era innamorato di una ragazza bellissima, di una ragazza che si chiamava Vilma Rudolph. Vilma Rudolph, anche qui racconto, leggo brevemente un piccolo capitoletto del libro, è stata un'atleta incredibile, pazzesca. Nelle Olimpiadi di Roma vinse 3 medaglie, quindi 100 metri, poi vinse i 200 metri e la 4%. Mai nessuna atleta era riuscita a fare una cosa del genere. E quindi era una ragazza, oltre ad essere molto veloce, fu anche molto, molto bella. E Muhammad Ali si innamorò di lei, ma non fu l'unico a innamorarsi di lei. Infatti, leggo dal libro. Ci sono un ragazzo e una ragazza, mano nella mano, che passeggiano per strada. Sono attorniati da paparazzi. I due ragazzi, belli e sorridenti e longilini, se ne infischiano. Lui è italiano e lei è di colore e viene dall'America. Si sono conosciuti da pochi giorni e camminano spensierati sotto il sole. Siamo nella splendida Roma Felliniana del 1960. Al cinema, qualche mese prima, è uscita La Dolce Vita. Ma i due ragazzi non sono attori. Sono due atleti perché nella capitale italiana si stanno svolgendo le Olimpiadi. Lei è Vilma Rudolph, la gazzella nera, la donna più veloce del mondo. Lui invece è Livio Berruti, l'angelo bianco, il miglior velocista europeo. Lei ha 20 anni e vince 3 ori, 100 metri, 200 metri e 4%. Prima atleta donna americana a riuscirci. Lui, 21 anni, e stupisce il mondo vincendo l'oro nei 200 metri ed eguagliando il record del mondo. Un amore impossibile, il loro. Ma Berruti dice, Martin Luther King, nel suo celebre discorso del 1963, I Have a Dream, sognava che un giorno due ragazzi di colore diverso potessero camminare liberi mano nella mano. Noi, nel 1960, 3 anni prima, l'avevamo già fatto. Lo sport batte sempre la politica. Solo nella magica Roma cosmopolita di quegli anni poteva accadere questo miracolo. E quindi ecco, con questa piccola storia, naturalmente le Olimpiadi di Roma ce ne sono tantissime, per esempio Nino Benvenuti, il grande pugile, oppure tutte le medaglie italiane vinte nel ciclismo, quindi tante sono le storie delle Olimpiadi di Roma. Però ecco, secondo me l'edizione di Roma resta una delle più belle, una delle più iconiche e anche una delle più emozionanti, perché era la degna prosecutrice dei giochi dell'antica Olimpia, quindi dopo la Grecia, Roma, la capitale, è il luogo più adatto per ospitare le Olimpiadi.